Ci troviamo a Prato Favale, in località Marcellina, in provincia di Roma, per l'escursione di oggi che ci porterà sul Monte Gennaro, Monte Zappi, detto anche Monte Gennaro. E niente, è diciamo il monte più famoso dei Lucretili, anche se non è il più alto è il Monte Pellecchia con 1360, non mi ricordo bene, comunque sia, Monte Gennaro 1271, ed è la prima montagna che si vede verso est guardando da Roma, quindi è anche una delle più famose ed è un'escursione che tutti i romani dovrebbero fare. Seguiteci. Oggi con noi c'è anche Roberta. Buongiorno Eccoci, Roberta, salve, ben trovati. bentornata. Grazie. Qual è stata l'ultima escursione che hai fatto insieme a noi? Quella nelle Lame Rosse. alle Lame Rosse e alla Costa dei Trabocchi. Va bene, di queste escursioni vi metto il link sopra da qualche parte. Va bene, seguiteci, A andiamo. dopo. Ah, E dove Torello, dove sta? sta Torello? Fammelo vedere. Ecco, è l'amico suo? Non c'è, sta qua. Ah, sta a casa, va bene. Alla prossima. La prima parte si svolge già all'ombra e questa è una bellissima notizia, visto la giornata calda di oggi. Quanti gradi staranno? Beh, più di 30 sicuramente. Ecco, vedi. Beh, l'ultima volta che sono venuto qua era gennaio, non lo so, o febbraio, gennaio mi sa. E niente, non c'era neanche una foglia sulle piante. Quindi era tutto aperto. Quanto manca in linea d'aria? In linea d'aria saranno 3 metri. Già finita la parte all'ombra, eh? Mi sa che il cappello mi ci vuole. Come ricorri? Bella camminare senza zaino sulle spalle, La libertà. eh? Dov'è lo scelta di Florinda? Ah, ecco, avanti gli Sherpa. Quella è la pianura, c'è un po' di paschia, dai. Vabbè, vediamo quando arriviamo in cima con la vista a 360 gradi se si riesce a vedere bene. Ho i miei dubbi. Quando mangiamo il panino? Prima c'era il cartello di fine male passo 882 metri sul livello del mare, l'incrocio con il sentiero che porta a Marcellina, che è un altro tipo di accesso al Monte Gennaro, un po' più lungo ovviamente perché il cartello diceva che solo da qui per arrivare a Marcellina ci vogliono 1 ora e 20.
Che c'è? Se ti sei stufato a portare lo zaino, fermati e riposati. Brava! Fortuna che è mia sorella. No, grazie. Qui dentro ci sono i tuoi panini, non li vedo. Sì, vabbè, ormai è iniziata la ritarella incontrollabile, via, su. Ecco. Scusa, dicevi? Com'è? Ci sono un sacco di cicche per terra, veramente tante. Vero Berta? Sì, purtroppo sì. Cioè. Non vedo solo cicche poi. Ma guarda, è gente che non è abituata ad andare in montagna, è abituata a comportarsi qui come si comportano in città, cioè con una inciviltà ai massimi livelli. Vabbè. Non impareranno mai. Mai. Andiamo. E poi questa faggeta è bellissima, più avanti diventerà ancora più bella. C'è qualcuno che la chiama il bosco dei giganti, per via di alcuni faggi che sono talmente secolari che sono enormi. Continuiamo a seguire il sentiero 303, va. Molto ben segnalato comunque, almeno fino a qua, forse la parte finale si perdono un po', però comunque sia segnalato bene. Quest'albero che è uno spettacolo. È bellissimo, sembra quasi che sia uscito da uno di quei film horror americani. Fammi vedere, va. Ecco, Florinda è stata vittima di uno degli inconvenienti di montagna. La punta. Non c'è stata che. Poi una vespa, non c'è stata una che. Una vespa, ragno, sì. Un cobra. Sì, un cobra. Non lo so. No, cobra no, è solo un buco. Senti, sono due. Ci mancava un bel. Ci volevano due morsi di vespa. Ah, era un cobra sventato. Mi sembra un punto di un cobra. Questo percorso diventa difficoltoso praticamente solo se nei giorni precedenti ha piovuto, perché diventa molto fangoso, scivoloso con tutte queste rocce. Che bella questa faggeta. Guardate, qui c'è un video, bisogna andare a sinistra. Di là. Sì, però se mi ha bucato doveva uscire l'acqua. Eccoci, è arrivato un altro bivio, ma un po' di frecce e segnalini ci indicano ampiamente di andare a destra. Ci sono un sacco di vespe. Già Florinda ne è caduta vittima, ma prima c'era un tronco durante lungo il sentiero e abbiamo dovuto aggirarlo perché mi sa che c'era un nido bello grosso dentro, infatti ne scemavano tantissimi attorno. Se venite portate sempre una scorta di Benteland, ma questo vale per qualsiasi tipo di escursione.
Vediamo cosa dice. Sto segnale. Ok, Bivio Campiello e Chiesetta del Brenone. Mezz'ora. Il video 4 minuti. Ecco, andiamo. Comunque gli alberi caduti fanno delle forme veramente E il vento l'ha buttato giù particolari. perché era marcio, perché di solito è bruciato Ecco, quella quando... addirittura è spaccata in due. Il bosco dei giganti. Ok, riprendiamo il sentiero, va. Allora, dovrebbe mancare a sentire il segnale una mezz'oretta al pratone. Beh, gli facciamo una bella sosta pranzo, va. Un panino per la gioia di Florinda. Ci sta tutto. Beh, per il momento si sta rilevando un percorso perfetto da fare quando fa molto caldo nel periodo estivo, perché tutta ombra, santa faggeta. Anche se il sole poi alla fine ce lo riserva per la parte. La parte che ci porta proprio alla vetta, quindi l'intera salita al finale, che saranno quei 200 metri di dislivello, 250 metri, quelle mi sa che saranno tutte al sole. Ecco, sta spianando verso il pratone. Di tutto sole. Ah, Grillo, una guarda! volpe, guarda. Una volpe? Eccola. Ma dove? La vedi? No, no, sono aperto. Vediamo se riesco a beccarla. Sta mangiando. Avanzi di tortellini che qualcuno ha buttato. No, Ciccio, vieni a mangiare, me ne vado, su, vieni su. La gente ha lasciato. Cioè, che inciviltà, guarda. Una cosa allucinante. Ecco, questa è la chiesetta del Pratone. Si può vivere addirittura di messe nere effettuate qua dentro, ma non so se crederci o meno. Ecco, questa è. Qui c'è un altare. Questo è il protone. Ecco lassù, non so se si vede, c'è la croce della vetta di Monte Gennaro. Andiamo. Ci sono un po' di animali a pascolo, vedi? La mucchina. Non penso che dobbiamo fare come ai borghi silenti. Passa tutto in mezzo, scansa una, sposta un'altra.
Ecco, qui inizia a piovere, quel nero che vedete alle spalle, tempo un minuto ha coperto tutto. E sono arrivati pure i fulmini, quindi è stato anche abbastanza un po' pauroso, sì. E siamo dovuti scendere velocemente. E durante la discesa sentivamo anche in lontananza chiedere aiuto, però non riusciamo bene a identificare né la direzione né tantomeno la distanza. E, abbiamo chiamato il 112 e i soccorsi che sono arrivati, infatti li abbiamo incontrati alla fine quando siamo usciti sulla strada principale e in realtà c'era una persona che si era smarrita. Quindi evidentemente in cima non è molto ben segnalato e poi comunque sia con i tuoni, con la pioggia, col nero è diventato abbastanza brutto. Allora, non siamo riusciti ad arrivare in cima perché il temporale è stato brutto, brutto, brutto. Un sacco di fulmini, siamo dovuti scendere di corsa, molto pericoloso. Le previsioni davano possibilità pioggia zero. È stato veramente, veramente brutto e anche abbastanza pericoloso. E niente, siamo riusciti ad arrivare di nuovo al pratone ed è uscito il sole. Ancora si sentono tuoni in lontananza. Ho commesso pure l'errore di non portare il poncio appresso. Vabbè, peccato un po' di fiducia. Niente, come noi anche altri hanno avuto lo stesso problema, ma ve li mostro. Eccola davanti, un bel gruppetto che venivano da direzioni diverse. Vabbè, niente. Alla prossima.